Benvenute e benvenuti a Woman Pride, la parata dell'orgoglio femminile di Donna Reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro hanno infranto il muro di silenzio che circonda la condizione femminile, criminalità organizzata, ingiustizia sociale e conflitti dimenticati. Oggi con noi abbiamo Patrizia Sterpetti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Patrizia è entrata a far parte della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà, la sigla è WILF, nel 1992 e negli ultimi 5 anni ne è diventata anche la presidente per la sezione italiana. Vorrei dire alcune parole per presentare la WILF perché magari non tutte la conoscono. Ha un inizio storico molto importante. Il 28 aprile nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, un gruppo di 1136 donne da paesi in guerra e neutrali si sono riuniti all'Aia in Olanda per discutere come porre fine alla guerra e assicurare una pace permanente. L'incontro è terminato con la fondazione della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà. Questa associazione è importante perché ha due primati. Primo, quello di avere tra le sue fondatrici Jane Addams, che è stata la seconda donna a ricevere il premio Nobel per la Pace, e di essere l'organizzazione mondiale di donne per la pace di più lunga durata. Patrizia, la mia prima domanda parte da qui. Io ho consultato il sito della WILF australiana perché so per esperienza che intanto le australiane, assieme alle neozelandesi, sono state le prime donne a ottenere il voto nel mondo. Hanno una lunga tradizione di femminismo attivo ed efficace. Ho trovato in apertura al loro sito questa dichiarazione che ti riporto. Ancora oggi la WILF afferma che le donne debbano guidare la via al cambiamento e che la pace è possibile solo quando più donne con approcci femministi ricoprano più posizioni di potere, prendano decisioni, abbiano responsabilità e esercitano un'influenza. Mi sembra una sottolineatura importante, fondamentale, che fra l'altro qui in Italia invece non trova molto riscontro. Come vuoi commentare? Ma guarda, ti confermo che la sezione australiana è una sezione molto attiva. Tra l'altro, proprio nel luglio scorso c'è stato il congresso triennale di WILF organizzato dalle australiane, che sempre si contraddistinguono proprio per il loro lavoro contro il nucleare e sono veramente molto ben organizzate. Beh, diciamo che questo principio in realtà riprende i valori che sono anche stati riapprovati nell'ultimo programma, che sono di WILF, perché WILF ha come scopo quello di contrastare delle strutture di potere che sono fondamentalmente il neoliberismo, il maschilismo, il militarismo, la giustizia sociale, il colonialismo, il razzismo. E quindi ricordiamoci che WILF è con le sue esperienze, col suo scambio, perché ricordiamoci che c'è un'esperienza che è secolare e che ha sempre messo a confronto le esperienze di vita di donne provenienti da continenti completamente differenti e che hanno sempre avuto però uno stile, che è quello di incontrarsi, di scambiare le loro esperienze e poi nei comitati esecutivi internazionali, nei congressi, deliberare, scrivere delle risoluzioni e affrontare in termini diplomatici, le autorità competenti, per esempio, se si trattava di una questione di tipo giuridico, i ministeri della giustizia, se si trattava di questioni militari, i ministeri della difesa, quindi uno stile diplomatico ben radicato e anche proprio questa modalità di incontrarsi e scrivere risoluzioni, che è una bella palestra politica. Ora, tornando alla situazione dell'Italia,
Io penso che, diciamo, il nostro, mi viene da pensare a figure recenti, insomma, di donne che nella politica estera hanno avuto un ruolo, alla Mogherini, alla Del Re, prima ancora la Susanna Agnelli, però noi ci ritroviamo sicuramente in una situazione in cui abbiamo il problema della rappresentanza, il fatto che c'è un po' una crisi dei partiti, abbiamo una legge elettorale che è limitativa. E abbiamo anche una difficoltà nella prassi, a volte, della società civile a esercitare la diplomazia popolare, e poi e soprattutto un aspetto importante che limita una rappresentanza femminile di tipo femminista, pacifista e ecologista, perché questa è un po' la triade di Wolf, è anche dovuta al fatto che l'Italia ha un posizionamento atlantista e che limita sicuramente il discorso pacifista, e quindi anche questo quindi è un grosso problema da superare. Sì, infatti capisco bene, se non fossimo, se l'Italia non fosse nella NATO non ci sarebbe la guerra, probabilmente per estensione se non ci fosse la NATO forse non ci sarebbe neanche stata questa guerra. E la mia prossima domanda invece è di ordine diverso. Nell'attivismo della WWF ci sono delle date fondamentali. E la più recente mi sembra quella del 2017, quando la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari ha ricevuto il premio Nobel, con la motivazione per gli sforzi pionieristici per raggiungere la proibizione di tali armi attraverso un trattato. E la WWF ha partecipato attivamente alle negoziazioni. L'executive director della campagna, Beatrice Finn, nel suo discorso di ringraziamento, quando ha ricevuto il premio Nobel, dice: un riconoscimento che è prima di tutto al lavoro silenzioso della società civile, molto spesso ignorato. Ma dietro ogni cambiamento nelle politiche di governo c'è un grande numero di attivisti, di petizioni, di documenti, seminari, workshop, e tutte queste cose sono davvero invisibili. Un impegno che cambia le cose e che dobbiamo raccontare di più, perché se non si fa nulla, i leader non agiscono da soli. La società civile è capace non solo di tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche di proporre opzioni e politiche concrete. Qual è la tua opinione? Come vorresti commentare queste parole? Ma io sono completamente d'accordo. Tra l'altro, devo dire che ho avuto un'impressione meravigliosa della rete ICAN, perché noi siamo membri di ICAN, e già WWF proprio Australia dal 2008 ha cominciato a fare parte della campagna. Però una cosa è essere parte, scriversi le mail, una cosa è vedersi. E siccome noi abbiamo partecipato alla prima conferenza degli stati parte che si è tenuta a Vienna nel giugno del 2022, e abbiamo partecipato anche alla riunione appunto delle NGO e poi anche alla giornata dedicata ai casi umanitari prima della conferenza, è stato meraviglioso vedere quanta sinergia, quanto confronto, quanta collaborazione che c'è fra le varie componenti della società civile mondiale, in particolare scienziati, ricercatori, medici, giornalisti. È stato veramente, era incredibile, perché noi eravamo già in una guerra, cioè sotto diciamo, l'impatto fortissimo della guerra Russia-Ucraina, e contemporaneamente lì sembrava di essere in una dimensione completamente differente, dove veramente vedere questo ramo delle Nazioni Unite che veramente sta ingenerando una cooperazione così fruttuosa, con una discussione così pacata, così entusiastica, così
positiva e vedere quante associazioni che collaborano, appartenenti a paesi che normalmente sono nemici, Israele con l'Iran, o il Pakistan. È stata veramente un'esperienza straordinaria. Però al di là di questa dimensione che è stata proprio esemplare, e tra l'altro voglio sottolineare il ruolo che sta svolgendo ormai da diversi anni l'Austria come paese, perché l'Austria sta prendendo una posizione veramente molto interessante a livello di politica estera e che ancora si riconosce anche nella scelta di non adottare, per esempio, nella European Peace Facility, cioè questo fondo cosiddetto per la pace che viene utilizzato adesso anche per gli aiuti militari in Ucraina, l'Austria prende sempre una posizione, diciamo, sempre di tipo soltanto umanitario, ma non militare. E però posso dire che nella mia esperienza, diciamo, di attivista o piuttosto di ricercatrice attrice, perché io sono una ricercatrice antropologa e mi baso molto sulla ricerca, sul processo della ricercazione, devo dire che ho proprio nella mia esperienza di impegno dei casi molto belli in cui la cooperazione fra persone della società civile hanno portato dei risultati. Faccio un piccolo esempio. Penso al 2001, quando la comunità bangladese chiese a Roma di poter utilizzare Piazza Vittorio per festeggiare una loro festività. E in quel momento il Comune di Roma rispose di no, non voleva dare l'autorizzazione con un argomento pretestuoso. E allora noi, Wolf Italia, insieme ad altre associazioni, in particolare penso a Senza Confini, a Dino Frisullo, pensammo di scrivere una lettera a Giovanna Zincone, che era la responsabile delle politiche di integrazione, e immediatamente ricevuta la lettera, Giovanna Zincone fece in modo che la comunità bangladese potesse utilizzare questa piazza, questo luogo, che da allora in poi è sempre stato ampiamente utilizzato da tutte le comunità etniche. Un altro caso bellissimo, potrei dire, di sinergia della società civile in Italia è il Comitato Promozione e Protezione dei Diritti Umani, che è stato fondato nel 2002, perché l'Italia è uno dei paesi che a distanza di ancora 30 anni dalla conferenza di Vienna del 1993, non è dotata di un'istituzione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. Noi abbiamo un comitato interministeriale che si appoggia al Ministero degli Affari Esteri, ma che non è indipendente. E lì sono partite 10 associazioni, tra cui anche Wolf Italia, e nel corso degli anni, in questa maniera, abbiamo fatto proprio un lavoro di advocacy e abbiamo anche permesso alla società civile riunita di partecipare alle riunioni della Universal Periodic Review dell'Italia a Ginevra, dove praticamente in precedenza c'erano solo dei report che erano governativi sul rispetto dei diritti umani e delle convenzioni ratificate dall'Italia. Da lì invece si creano dei report che sono frutto della cooperazione delle singole associazioni in base al terreno in cui ciascuna è pratica. E di esempi del genere se ne possono fare altri, la Società della Cura che è nata dopo la pandemia. Dove appunto si sono riuniti vari gruppi di lavoro tematici per cercare di analizzare, di mettere al di sopra di tutto dopo il trauma della pandemia, diciamo un ripensamento, no? della società in un passo in avanti. Il problema è che purtroppo spesso certe iniziative della società civile non vengono sufficientemente coperte dalla stampa. Per cui io per esempio ricordo che quando noi presentammo un documento alla fine del 2021 appunto con tutte le diciamo, le proposte, no, di questi gruppi di lavoro, la stampa, questa cosa avveniva quasi in maniera concomitante con un'iniziativa invece di Fratelli d'Italia, e la stampa ha coperto soltanto quello, quasi a preparare il terreno per quello che sarebbe successo dopo, insomma. Mi approfitto della tua grande esperienza, Patrizia, per chiederti allora, tu che hai un po' il polso della situazione, lavori spesso con la società civile. Secondo te in Italia la società civile è attiva, è presente o è una società civile addormentata?
No, io credo che l'Italia abbia una società civile presente, però ci sono molti problemi, nel senso che questo allora, innanzitutto mi sembra che purtroppo siamo comunque in una società dove ci sono molti diversivi, nel senso che mi pare che il livello culturale si stia un po' abbassando e purtroppo una delle caratteristiche, una delle condizioni fondamentali per poter avere un approccio critico, ma anche propositivo, una capacità di problem solving dal piccolo problema, perché secondo me la soluzione del piccolo problema che è di fronte a te ti fa da palestra, ti fa da esercizio, ti dà la responsabilità di poter pensare oppure immaginare come poter risolvere problemi molto più grandi e purtroppo ci vuole una formazione, è molto importante essere la formazione permanente. E invece purtroppo io assisto a una situazione di a volte anche di rinuncia, per esempio allo studio universitario, oppure ovviamente abbiamo dei media che non sono non sono sinceramente particolarmente preparati e capaci di, non c'è un sistema per cui si inquadrano in maniera pertinente i fenomeni, per cui non è facile avere una. Però, nonostante questo, esiste ancora una tradizione di società civile ovviamente impegnata. Questo sì, però, insomma, viviamo in un paese dove comunque il calcio ha l'importanza che ha, la Formula 1 ha l'importanza che ha, Sanremo ha l'importanza che ha, e non ci sono invece, vengono attenzionati fenomeni molto più importanti. Lo dice il fatto che ancora non abbiamo un'istituzione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani, che non avrebbe potuto venire tutta una serie di crimini, di abusi, di. Certo, grazie per questa sottolineatura. Invece, tornando sempre alla Executive Director della campagna ICAN, Beatrice Finn, in una recente intervista afferma: con il conflitto in Ucraina osserviamo una grande, massiva pressione per l'incremento delle armi nucleari. Come ha risposto a questa situazione la WWF International? Allora, guarda, la WWF International non ha, reagito con particolare, incremento delle sue attività, nel senso che per noi il disarmo è un aspetto programmatico dal 1921, dal terzo congresso di WWF. WWF ha sempre creduto nella propaganda e nel dialogo fra società civile e scienziati, che è stato portato avanti in maniera sistematica. Già nel 1924 creò le condizioni perché venisse approvato il protocollo contro le armi chimiche, è andata avanti storicamente contro le armi nucleari, ha sviluppato moltissimo anche la sinergia fra pacifismo e ambientalismo dall'inizio degli anni 80. Nel 99 è nato il programma Reaching Critical Will, che è un programma che ha l'obiettivo, che venne creato perché proprio in una delle ennesime conferenze di revisione del trattato di non proliferazione c'era questa stagnazione, no? Non c'erano progressi, i paesi che avevano ratificato comunque non smantellavano i loro arsenali nucleari, e quindi si cominciò a pensare all'importanza di uno strumento giuridico molto più vincolante. E quindi appunto è cominciato intanto l'informazione, intanto il fatto di far entrare le donne a poter partecipare alle conferenze del disarmo nelle Nazioni Unite, e sappiamo che questo è un tema, quello degli armamenti, è un tema tabù, no? Delle donne, le non iniziate per eccellenza su questo tema. Quindi aprire la loro presenza a queste conferenze e anche far sentire la loro testimonianza rispetto a un altro aspetto, che è l'impatto degli armamenti sui corpi delle donne. No? E quindi anche lavorare sul tema del commercio delle armi.
in una maniera talmente efficace da collegarlo con la convenzione contro tutte le discriminazioni alle donne, in modo tale da arrivare al punto di rendere responsabili i paesi rispetto alle loro scelte in materia di commercio delle armi e portare ogni paese all'UPR a Ginevra ad essere monitorati anche da questo punto di vista, cioè anche in base alle scelte che fanno. Rispetto alle. Quindi da lì poi la WWF è entrata nella campagna per il trattato di proibizione di armi nucleari, e da allora in poi chiaramente c'è una continua, questo bollettino continua ad informare, continua a monitorare e a dare una informazione su quello che è il posizionamento di ogni paese. Quindi è molto importante consultare questo sito, leggere questi articoli, perché si capisce molto bene le scelte dei nostri paesi, che a volte non sono completamente a disposizione così trasparenti, no? E quindi questo ci dà sempre un po' il metro di come dobbiamo muoverci, insomma, quelle che Il sono le alleanze, eccetera. sito di cui stai parlando è quello della E WWF quindi, o sì, dell'ANCI? allora è un sito che si chiama Reaching Critical Will ed è diciamo, curato da Ray Acheson e Alison Pytlak, che sono due esperte, e che fanno proprio questo lavoro di report di ogni conferenza e anche di diciamo, sono delle consulenti importantissime e delle ottime analiste. È come una fonte, come potrebbe essere il SIPRI, essenzialmente. Ed è, ripeto, la novità è che è un mondo che ha divulgato tutto questo tipo di informazione, ma anche di aggiornamento alle donne. Molto interessante. Vediamo la mia ultima domanda. Leggendo Jane Addams, la grande femminista e fondatrice della WWF, mi ha colpito che scriveva più di 100 anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale, queste osservazioni. La stampa associava costantemente i termini traditore e filo tedesco con quello di pacifista, come se stessero parlando della stessa persona. Personalmente mi era più facile sopportare tali incidenti rispetto alle persecuzioni occasionali che venivano da pacifisti, entusiasti e fanatici, quando apertamente mettevano in discussione integrità e onestà dei loro compagni di una volta e che ora si erano convinti della necessità della guerra. È incredibile perché sembra di parlare del presente. Quando chi parla di pace viene subito definito putiniano. E Sì, questo ci fa capire quanto sia dura la vita dei pacifisti. e delle pacifiste. È vero, questo è un topos, come è vero che la Seconda Guerra Mondiale è vero che storicamente ha messo un po' a dura prova, diciamo, anche le opinioni pacifiste più convinte, nel senso che c'è stata sempre una divisione fra la pace e la difesa. Però è vero il fatto che anche a noi è capitato, noi abbiamo fatto la scelta di, anche rispetto alla guerra russo-ucraina, di sostenere decisamente una solidarietà disarmata all'Ucraina, quindi esercitando e propugnando la protezione dei rifugiati, l'aiuto umanitario, ma ovviamente siamo totalmente contrari all'invio di armi, alle sanzioni, alla demonizzazione, alla polarizzazione. Pensiamo che questa politica europea sia diventata una politica molto molto statunitense, che tutte le alleanze militari e quindi anche la NATO stiano svolgendo una funzione sussidiaria delle Nazioni Unite. Ecco, noi, il nostro principio è che le Nazioni Unite devono continuare. Noi abbiamo una visione molto lunga del ruolo delle Nazioni Unite, perché siamo nate insieme alla società delle Certo. Nazioni Unite.
diciamo, della diminuzione della funzione delle Nazioni Unite e di come invece sta prendendo il sopravvento come organizzazione anche di tipo politico, militare, la NATO. E devo dire che è capitato a volte che quando facevamo questi presidi, in genere sempre con la registrazione di Radio Radicale, in occasione della votazione di decreti per l'invio delle armi, nelle piazze poteva succedere che qualcuno diceva: ah, bene, bene, allora voi siete d'accordo con Putin. La cosa bella è stata che evidentemente il nostro modo di comunicare, così civile, così pacato, così in fondo aperto, appunto come diceva anche Jane Addams, perché lei appunto dice che comunque quello è lo stile giusto, ha fatto sì che spesso le forze dell'ordine ci hanno sempre difeso, hanno sempre preso le persone che ci stavano, diciamo, attaccando e le hanno. Sì, e questa è stata una cosa. Allontanati. Sì. Però ecco, bisogna stare molto attenti alla strumentalizzazione degli strumenti di pace, perché spesso pongo l'attenzione anche a questa iniziativa che sta per svolgersi di una conferenza per la ricostruzione, che mi sembra totalmente fuori posto in un momento in cui la guerra è Speriamo in che si corso, riprenda per cui presto. bisognerebbe occuparsi soltanto di mediazione, negoziazione, piuttosto che parlare di Oh no. ricostruzione. Patrizia, ti abbiamo perso per un minuto. Stavi parlando di questa importante iniziativa? Qual è? Sì, no, stavo dicendo che è molto importante per chi ha una visione di lunga durata, l'uso improprio diciamo, del termine pace o di iniziative di pace. E per esempio, questa conferenza che avverrà il 26 per la ricostruzione è totalmente inappropriata in un momento in cui la guerra è in corso e la priorità assoluta sarebbe quella di cercare di bloccarla e di fermarla. E anche le donne dovrebbero occuparsi di questo, cioè non dovrebbero occuparsi della protezione o del protagonismo delle donne dopo la guerra. Adesso è il momento per noi donne di cercare di bloccarla e cercare tutti gli spunti possibili per delle negoziazioni e per una soluzione pacifica, condivisa e profonda, perché questo è il modo di avere una lunga durata, di avere una proiezione a lungo termine, non quella di immaginare già la ricostruzione, pensare al ruolo delle donne dopo, quando il momento è adesso che noi dobbiamo cercare in tutti i modi con le Nazioni Unite, con l'OSCE, di farci venire delle idee per poter far cessare questa orrenda esperienza che sta condizionando le nostre vite in una maniera terribile. E quindi decisamente. Nella tua esperienza, tu vedi la possibilità di un negoziato a breve termine? Guarda, io credo che ci sono sicuramente in una situazione, diciamo, tragica in cui evidentemente sia l'Europa, gli Stati Uniti stanno veramente prendendo delle posizioni completamente sbagliate, completamente metodologicamente erronee per chi è pacifista, però è vero che ci sono moltissime, c'è cioè una prevalenza in realtà nella popolazione di un sentimento invece di voglia di pace, e tutto sta a creare il presto possibile una contraddizione tale da poter mettere in imbarazzo chi sta speculando su questa guerra. Una cosa che si può annunciare è che ci sono tante iniziative, cioè adesso a Bologna, i primi di maggio, ci sarà una conferenza appunto che mette il punto interrogativo su che cosa non si è fatto. No, per bloccare la guerra. A giugno ci sarà la conferenza per la pace a Vienna con tutta una serie delle più importanti associazioni e attivisti per la pace, proprio per cercare di discutere di quello. Per cui i margini ovviamente ci sono, perché la guerra non è obbligatoria, la guerra è una scelta. E Certo. quando ci sono due belligeranti, i non belligeranti hanno il compito di negoziare, di gestire l'arbitrato, non di menare le mani.
E quindi quello che sta succedendo è completamente fuori da ogni logica, è lontanissimo da quello che avevamo ottenuto più di un secolo fa, cioè la nascita di strumenti del multilateralismo, eccetera. Noi non vogliamo un pianeta di nemici a priori ontologici. Noi dobbiamo creare una reciproca, diciamo, conoscenza e un mondo interconnesso che si rispetta, non un mondo di nemici a priori. Certo, come invece stanno lavorando perché accada, perché continui. Certo. Ed è pedagogicamente è qualcosa di sbagliatissimo, che non può portare a niente di buono, cioè proprio un approccio sbagliato, tratto ignorante. Possiamo dire assolutamente non eco-pacifista, femminista, insomma, proprio. Guarda, ieri sera, casualmente questa coincidenza, mi sono riguardata un film che aveva come protagonista Judi Dench e raccontava la storia vera di questa scienziata fisica che aveva partecipato nella Seconda Guerra Mondiale a quello scambio tra gli scienziati inglesi, canadesi e americani per costruire la bomba atomica. E lei, in piena coscienza, quando scoprì che non partecipavano, che i russi furono tenuti al di fuori di questa ricerca, lei diventò spia per fornire la possibilità ai russi di fare la bomba atomica. Non perché lei credesse che fosse giusto, ma perché lei pensava se i russi non hanno la bomba atomica, il mondo è così squilibrato che ci sarà sempre questa parte che combatterà e avrà la meglio. Invece, in questo modo creeremo una sorta di equilibrio per cui si terrà la pace. Beh, guarda, diciamo che noi, no, noi, come tutti i pacifisti, non crediamo che la deterrenza, no? Cioè che il fatto che ci sia un equilibrio, no? Nell'avere elementi spaventevoli che possono limitare gli altri, cioè questa è proprio la filosofia cardine del militarismo, no? Avere grandi arsenali intimorisce l'altro e quindi io rispetto, lo incuto sulla base della mia potenza militare. Non è questo il discorso. Il discorso è invece quello di abolire completamente gli armamenti, cioè il disarmo è la condizione e la diminuzione, la riconversione della spesa e il rispetto invece dei diritti sociali. Diciamo riconvertendo l'industria militare, è già quella una garanzia. Wilfe lo disse già dopo il 1915, perché si accorse immediatamente come dopo la guerra erano aumentate le fabbriche, la produzione di armi, si stava già creando un grande business, no? Perché quella è proprio una condizione fondamentale. E a questo proposito, ecco, tu dicevi cosa ha fatto Wilf. Noi già abbiamo, come Wilf Italia, collaborato alla pubblicazione di un libro che insieme ad altre 21 associazioni, promosso tratto da un'associazione che si chiama Abbasso la Guerra, e che delegando agli avvocati di Yalana, l'Associazione Internazionale degli Avvocati contro le Armi Nucleari, uno studio giuridico sulla posizione delle basi militari italiane che ospitano bombe nucleari. E il risultato di questo studio è ovviamente che, avendo l'Italia ratificato il trattato di non proliferazione, è in una posizione irregolare. E quindi noi, oltre ad aver pubblicato questo libro, probabilmente ci saranno anche delle azioni legali. Quindi questo per dire che la demilitarizzazione in realtà è uno degli strumenti del pacifismo, che voglio dire porta ad attenzionare tutta una serie di fenomeni che sono la militarizzazione delle scuole, la demilitarizzazione delle banche, il quanto territorio nazionale è occupato da attività militari, l'impatto delle attività militari sull'ambiente, appunto la riconversione della spesa, la trasformazione delle professioni,
Insomma, ci sono molti trigger points, no? Per un pacifista, per poter olisticamente, diciamo, l'educazione, la formazione universitaria, appunto, l'applicazione reale, sottolineo reale, dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza, senza deformazioni, senza deformazioni. Patrizia, qui hai messo così tante carne al fuoco che forse mi toccherà richiamarti un'altra volta per un'altra intervista, perché troppe cose interessanti hai detto. Invece ci fermiamo qui per oggi. Ti ringrazio per le cose interessanti che ci hai detto. Sì, E grazie a te. ricordo a chi ci ascolta che se volete più informazioni sul programma di Woman Pride potete trovarle nella pagina Facebook di Donna Reporter. Di nuovo grazie e alla prossima. Ciao.